La prima settimana della Corsa Rosa si concluderà con un super weekend contraddistinto da due tappe con 4 stelle catalogate come di alta montagna. Sabato 16 maggio si giungerà dopo 186 km in cima a Campitello Matese, una scalata di prima categoria lunga 13 km con una pendenza media del 6,9% ed una massima del 12%. Il punto più duro dell'asperità molisana sarà quello intorno ai meno 5. La salita finale non sarà l'unica di giornata, poiché nella prima metà della frazione sarà da affrontare il GPM di Forca d'Acero, che farà toccare alla corsa quota 1530 metri. Poi dallo scollinamento fino all'imbocco del GPM di Campitello Matese si susseguiranno all'incirca 95 km di un sali e scendi continuo, il quale porterà pure nella città di Isernia, tristemente famosa per il terribile terremoto del 7 maggio 1984. Il finale a Campitello Matese non sarà un inedito per la storia del Giro d'Italia, poiché già in 6 circostanze si è giunti in vetta ai 1430 metri della scalata molisana e ci sono grandi nomi che hanno vinto qui, ovvero Chiappano nel 1969, Hinault nel 1982, Fernandez l'anno successivo nel 1983, Chioccioli nel 1988, Berzin nel 1994 e ultimo Simoni nel 2002.